Signori, lo spettacolo è servito. Su un vassoio d'argento, Foggia e Napoli regalano sprazzi di calcio futurista. Un football giocato a ritmi terrificanti, ma non senza precisione. Lontani anni luce da problemi di classifica, rossoneri e azzurri sembrano convinti di poter soddisfare uno Zaccheria strapieno e per di più ben predisposto dal gemellaggio delle tifoserie. Il divertimento è assicurato anche dall'indiscutibilità dei numeri. Gli attacchi di Foggia e Napoli sono tra i più produttivi del campionato, 52-51 in favore dei napoletani. I rossoneri hanno però l'opportunità di pareggiare il conto dopo mezz'ora. La punizione di Signori sfugge ai guanti di Galli. Baiano, Tarantino e Ferrara si buttano sulla palla vagante finendo a terra. Chiesa opta per il calcio di rigore. Baiano dapprima realizza, ma Codispoti entra in area prima del previsto. Si ripete. Baiano conferma la direzione, ma diminuisce la potenza del tiro. Galli stavolta ci arriva. Ma l'appuntamento è soltanto rinviato di qualche minuto. Con questo Foggia occorre soltanto avere un po' di pazienza. Un grandissimo Rambaudi e un ottimo Signori attentano con frequenza insospettabile alla porta di Galli, che trascorre minuti di autentico panico. Ci mette del suo anche Blanc con alcuni interventi maldestri e su uno di questi Signori non infierisce più del dovuto. Il secondo tempo conferma che il primo non è il frutto di una visione mistica, ma di qualcosa di straordinariamente reale. Al 17° il Foggia trova il varco giusto. Il diagonale di Padalino finisce laddove Galli non può arrivare, 1-0. Il gol subito scatena l'orgoglio del Napoli, che in due occasioni arriva un sospiro dal pareggio. Ci vuole un miracolo di Mancini per impedire a Padovano di andare a bersaglio, e poi ancora Mancini si occupa di chiudere la porta dalle mani a Careca. Al 25° il Napoli va in gol con Corradini, ma Chiesa vede un braccio proibito. Ma lasciamo la spiegazione al protagonista del giallo. C'è stato un caso di Careca, Padovano l'ha sbagliata. La palla aveva avuto un rimbalzo strano, invece arrivavamo in testa, ho visto che si abbassava, mi sono buttato anch'io, l'ho stoppata col lato sinistro della faccia, poi io ero rimasto indietro perché arrivavo in corsa, da seduto coi piedi l'ho tirato dentro. L'arbitro l'ha annullato, ha avuto una reazione un po' troppo decisa, però in quei momenti lì quando uno fa un gol all'anno e glielo annulla è dura. Quindi non l'hai toccata con la mano? Ma io penso proprio no. Abbiamo sofferto, a parte parate di Mancini che ci hanno aiutato molto, poi siamo riusciti a portare in porto la vittoria, che è la prima contro una squadra grande, però penso meritata. Sulle spalle di un impeccabile Mancini, il Foggia costruisce una vittoria prestigiosa. Rambaudi conferma di attraversare un momento di forma straordinario, ben coadiuvato in attacco da Signori. Baiano ha il merito di non abbattersi per il rigore fallito. Il Napoli paga la giornata negativa di Zola e Careca. Solo Padovano si batte come un leone, ma non basta. In difesa qualche buco di troppo di Blanc e Ferrara. Il centrocampo alla lunga soffre il ritmo del Foggia. Buono l'arbitraggio di Chiesa.